duro, Fred. Con tutte le migliaia di fanatici che ti seguono e vengono qui a festeggiarti. Non c'è più niente da festeggiare, sapete? Sto morendo. Allora questo è il momento di dire la verità. E che volete sapere ancora? Ciò che hai sempre tenuto nascosto. L'avete perseguitato per 50 anni. Ancora non vi è bastato. 50 anni di Medioevo. Ecco che cosa ci hai regalato. Tu hai sempre sfruttato la buona fede delle persone, incoraggiato fanatismo, superstizione. E tu, il santo, il guaritore. La Chiesa non ha bisogno di uomini come te. Sono io che ho bisogno della Chiesa. Io non voglio morire così. Ripudia. E allora dimmi la verità. Chi sei? Francesco Forgione, detto Padre Pio da Pietrelcina. Dimmi chi sei. Io non lo so. Io sono un mistero anche per me stesso. Perché non mi parli? Dimmi qualcosa. Mai. Ho paura.
Mi sentivo messo alla prova e lasciato solo. Ma poi, quando ero davanti a lui, io sapevo che nulla poteva farmi del male. Lui era il mio cibo e io speravo in lui anche quando ero nella disperazione. Molto commovente. Ma non sono venuto qui per sentire i turbamenti di un bambino. Invece se sbaglia, perché tutto è cominciato lì. Fu allora che capii che se io lo supplicavo con tutto il cuore, lui mi avrebbe ascoltato. San Pellegrino, voi che siete un santo tanto miracoloso, facito questa grazia, questo povero figlio mio. San Pellegrino, facito questa grazia, quel figlio mio non è buono. Ma volete fa? Facito questa grazia, San Pellegrino. Proprio aiutare. Allora io ve lo lascio qua. San Pellegrino, è così che dovevi fare. È un miracolo! San Pellegrino mi ha fatto la grazia! Francesca, ma che combinare? È un genio, va? Ma che mi stai raccontando? La mia vita. E vorresti farmi credere che fin da bambino avevi questi strani poteri? Io non ho avuto mai nessun potere. Sono sempre stato uno spettatore dei miracoli del padrone.